Good morning everybody, bentornati su questo canale, bentornati in un nuovo vlog. Nel video di oggi sono super excited perché vi farò vedere, vi condividerò la mia spiritual morning routine. Quindi vedrete un po' di meditazione, pranayama, mantra e tanto altro. So, let's get started. Adesso indossiamo questi anellini. Questo è lo smeraldo, questo lo zaffiro blu e questo invece è, in inglese si chiama cat's eye, occhio di gatto. È una pietra, diciamo, protettiva dalle energie negative. In tantissimi mi avete chiesto cosa siano, perché le porti, eccetera. Allora, la storia è questa, che 2 anni fa a New York andai da questo astrologo indiano nel Queens che mi prescrisse di portare queste 2 pietre inizialmente, poi quando tornai da lui in estate l'anno scorso mi prescrisse anche questa qua, l'occhio di gatto. Principalmente queste 2 cosa fanno? Allora, una delle 2, non mi ricordo quale, credo questo, lo zaffiro blu, ti aiuta, diciamo, a essere più prosperoso nel tuo lavoro, quindi di conseguenza tipo concludere contratti. Questo invece ti porta abbondanza, fortuna. Queste 2 attraggono più possibilità lavorative. Alrighty, passiamo finalmente alla spiritual morning routine. A me piace ogni volta cambiare. Nei giorni in cui mi alleno faccio la spiritual routine. Quando invece non mi alleno, come per esempio oggi che è domenica, mi siedo e inizio a recitare dei mantra. Per chi non lo sapesse, i mantra sono, diciamo, delle preghiere induiste, non sono assolutamente delle magie nere, delle cose demoniche. Non posterei mai cose del genere sul mio canale, ovviamente non le farei myself. Dove tu vai a pregare dei determinati pianeti. Questi mantra io li canto al giovedì, al venerdì e al sabato. Se però ho voglia di cantare determinati mantra durante tutta la settimana, ovviamente lo faccio. Li canto tra i 5 e i 7-8 minuti. Solitamente è ideale cantarli per 108 volte, che corrisponde a un quarto d'ora, però cioè ancora non ce l'ho fatta perché è veramente faticoso. Oggi è domenica, in teoria non dovrei cantare nessun mantra, però for the sake of this video vi dimostrerò tutti e 3 i mantra. Il giovedì canto il mantra per Giove, venerdì canto il mantra per Venere, sabato canto il mantra per Saturno. A parte che io non sapevo niente di tutto ciò fino a tipo luglio-agosto, me li prescrisse la mia guru. Mi prescrisse inizialmente il mantra per Saturno perché c'entrava una cosa con il mio quadro natale, like astrological chart. Insomma, per farla breve, per come sono allineati i miei astri, Saturno mi blocca opportunità lavorative, quindi faccio molta fatica. Partiamo col mantra del giovedì, che è quello di Giove. È questo: Om Gram Grim Grum Saha Guruve Namaha. Giove aiuta a liberare degli ostacoli per avere più successo e abbondanza. Cantando questo mantra mi connetto alla sua diciamo coscienza. Serve per attrarre più prosperità e abbondanza nella tua vita. Questi sono i miei cristalli. Li scelgo ogni giorno in base a come mi sento. Solitamente io metto questo, che è Clear Quartz. È un amplificatore di tutti i cristalli, che appunta, attrae ancora di più, cioè lavora, va a lavorare ancora di più, ma non vi sto a spiegare che è troppo lunga. Io lo metto qui di fronte a me. Poi seguo la mia intuizione, di voglia di lavorare o con il quarzo rosa o con, che è la pietra dell'amore universale, o con la labradorite, guardate che bella, che è la pietra, il cristallo, diciamo, che enhances, che apre di più il tuo terzo occhio, le tue capacità intuitive, insieme anche all'ametista. Mi sa che oggi vado con questo ametista. Yeah. Il cristallo io lo tengo nella mano sinistra, che è dove scorre l'energia femminile. Poi vi farò magari più avanti un video solo sui cristalli, però ripeto, anche qua cioè non sono proprio ancora, cioè sto studiando, quindi non è che ne sappia tantissimo. Adesso mi metto a meditare il mantra per Giove. Om Gram Grum Saha
Dopo che abbiamo cantato questo mantra, il venerdì, come ho detto prima, canto quello per Venere. Le parole sono Om, Dram, Dream, Drum, Saha, Shukrae, Namaha. Con questo mi connetto alla divinità planetaria, a tutti i poteri più alti di questo pianeta. È un mantra per attrarre amore, rinforzare di più le varie relazioni amorose, serve per enhance la bellezza e avere più luxury. Inoltre attiva ancora di più la nostra creatività. Quando io l'ho iniziato a cantare, a recitare le prime volte, io vi giuro, sarà perché, boh, non so, I'm biased or what, ma ho iniziato a vedere i primi risultati, vi giuro, subito dopo che io ho cantato il mantra, cioè raga, assurdo. Alright, facciamo finta che oggi sia venerdì e si canta il mantra per Venere. Per quanto riguarda invece sabato, è il giorno in cui si canta il mantra a Saturno, è quello che governa la mia prima casa, ovvero il modo in cui io vedo il mondo e il modo in cui il mondo vede me. Dato che Saturno, come ho detto prima, mi blocca ciò, devo insomma sbloccare in qualche modo. Allora, il mantra di Saturno è Om Sham Shanischaraya Namaha. Funziona molto lentamente, bisogna essere costanti ed è difficilissimo. Io vi devo dire la verità che dopo mesi dei piccoli risultati li sto vedendo. Questi mantra sono molto potenti, sono molto importanti perché anche quando cantiamo le parole hanno una vibrazione. Essendo queste delle preghiere, quindi sono qualcosa di luminoso, di gioioso, vanno a comunicare con l'energia dell'universo in base anche alla frequenza energetica che tu emetti. Tutto è fatto di energia, quindi anche le parole stesse. A me, diciamo, sono stati prescritti come una medicina analizzando il mio piano, il mio quadro natale. E ora facciamo finta che sia sabato e vi faccio vedere come canto il mantra per Saturno. Una volta che ho recitato uno di questi tre mantra, mi metto a meditare. La gente pensa che uno, quando è tutto spirituale, debba meditare, cioè un'ora, un'ora e mezza, 10 minuti, un quarto d'ora. Come funziona? Mi sento super rilassata, super energica. Mi sono anche accorta che se inizio prima a fare pranayama, ovvero l'arte della respirazione, per 10 volte, sento che sono più ricettiva. Dopo che ho fatto il pranayama, continuo per un altro paio di minuti semplicemente a stare nel qui ed ora. Quando pratico il pranayama, prendo il pollice e l'anulare, col pollice tappo una narice e con l'anulare l'altra narice, quindi andiamo a fare un lavoro di questo genere, ok? Solo queste due dita qua. Tappo con l'anulare questa narice qua, con questa inspiro lentamente. Quando devo buttare l'aria da questa narice, tappo il pollice, la narice destra, e butto con quella sinistra. Riprendo aria dalla sinistra, butto dalla narice destra, apro col pollice. Riprendo aria, tappo e butto. Faccio un ciclo di 10 respiri e poi continuo a meditare.
E una volta che ho finito anche di meditare, dico delle affermazioni: sono in salute, sono bella, attraggo tutto quello che voglio nella mia vita. Quindi affermazioni di questo genere, perché come vi ho detto le parole hanno anch'esse delle vibrazioni. Prossima cosa che faccio di solito è prendere il mio quadernino della gratitudine. È questo qui, scrivo le cose per cui sono grata. Io lo faccio quando ho più voglia. 13 dicembre, scrivo dalle 3 alle 5 cose per cui sono grata. Una volta che ho iniziato a scrivere, cioè, mi viene tipo tutto facile, naturale, scrivere anche un sacco di altre cose. E voilà raga, abbiamo fatto. Un'altra cosa che faccio però, questo è quando manifesto, tre quaderni tutti quanti presi in America. Guardate quanto è bello dentro. E ci scrivo varie affermazioni, disegni, una specie di vision board. Tra l'altro get my visa, I got it. Questo è il genere di appartamento a New York che vorrei manifestare. Questa invece, raga, è una busta dove avevo scritto una specie di lettera all'universo, che quando quel qualcosa si esaudirò la aprirò, anche perché in realtà non mi ricordo manco cosa avevo più scritto perché sono passati 2 anni. Questo invece è un altro quaderno. Guardate quanto è bello anche questo. Cioè ti viene proprio la voglia di usarlo e scriverlo. È bello anche questo. Cioè, veramente delle opere d'arte. Nulla raga, questa era la mia spiritual morning routine. Più o meno, ci vuole tanta forza di volontà e tanta disciplina nel farlo. Tutto questo mi prende via, credo, mezz'ora di tempo, quindi neanche tantissimo. E sono delle idee che è veramente molto importante come prima cosa essere un po' egoisti, ovvero dedicare del tempo a se stessi, quella mezz'ora, quel quarto d'ora, ma anche solo quei 5 minuti di meditazione per voi, perché se non vi amate, se non siete focalizzati su voi stessi, non potete essere focalizzati né sugli altri né in generale sui vostri obiettivi. A me tutta questa pratica spirituale mi rende veramente felice, perché mi sento connessa a me stessa, vado a fare un viaggio dentro di me attraverso una meditazione, cresco ogni giorno, scopro cose sempre nuove, mi aiuta a essere concentrata, focalizzata sulla vita, sui miei obiettivi, mi riesco ad amare sempre di più. Quindi per questo per me è veramente molto importante. Alla fine siamo tutti quanti degli esseri spirituali, però nella società occidentale in cui viviamo ce ne scordiamo. È importante andare a fare un viaggio dentro se stessi e riconnettersi. Direi che finalmente possiamo concludere questo video. Lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto e se volete vedere contenuti di questo genere. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Positive vibes, positive times. Arrivederci.